Allora, l'oggetto della nostra attenzione in questo incontro è il pensiero di Jürgen Habermas, il pensiero etico di Jürgen Habermas, ma a questo punto è tutta la sua filosofia, perché Habermas si confronta continuamente dagli anni 50 fino a oggi con il problema della prassi, quindi con il problema della ricerca del bene, della giustizia, con appunto un problema di carattere etico. Habermas è nato nel 1929 e diciamo, la sua giovinezza è stata ispirata dal fare i conti in qualche modo col passato della Germania, col nazismo, e ha attraversato una fase marxista e poi soprattutto nel 1956 ha cominciato a collaborare con Theodor Adorno e quindi è stato considerato l'epigono, l'ultimo esponente della scuola di Francoforte. Però Habermas successivamente, anzi in breve tempo, ha preso le distanze anche da Adorno e da Horkheimer e si è configurato come un pensatore fortemente originale, che però direi un poco come appunto Hegel cerca di fare i conti con tutto quello che viene discusso, con tutto quello che viene messo in campo. Quindi è un pensatore che fino a oggi si è continuamente confrontato con tutte le novità filosofiche e sociologiche che venivano messe in campo sia in Europa sia negli Stati Uniti. È un'opera che lui appunto continua a compiere, ma che continua a compiere dopo avere superato, ripeto, la fase marxista e la fase di adesione, diciamo, di continuazione della scuola di Francoforte. Direi che Habermas compie questo lavoro all'insegna della sostenibilità, pure nell'epoca cosiddetta postmoderna, della razionalità. Cioè è veramente un grandissimo pensatore, proprio direi nel solco classico. Cioè Habermas sostiene che la modernità è un progetto incompiuto, è un progetto che deve essere perfezionato, è un progetto che deve essere continuamente intrecciato, confrontato con le nuove realtà, ma non è un progetto da abbandonare. È molto forte la sua polemica, direi, con tutta la cultura francese, con Lyotard, con Derrida, con tutta una impostazione che vorrebbe vedere come conclusa l'epoca delle grandi narrazioni, l'epoca del marxismo, dell'illuminismo, delle teorie emancipative, e praticamente con la conseguenza di dover abbandonare anche la razionalità illuministica che sta alla base di questi grandi miti emancipativi. Secondo Habermas invece la emancipazione è un lavoro complesso, ma che appunto continua. Ora però non si possono riprendere le grandi narrazioni in maniera mitologica, in maniera acritica, perché appunto Habermas è convinto che l'organizzazione sociale, la storia del mondo siano profondamente cambiati. Partirei dalla tesi di dottorato di Habermas, che è stata scritta sul concetto di opinione pubblica e poi successivamente pubblicata. È una tesi che lui ha sostenuto con Wolfgang Abendroth, cioè un altro grande pensatore e sociologo tedesco. Cioè, il primo suo problema è l'opinione pubblica. L'opinione pubblica, appunto, è un caposaldo dell'illuminismo. Con l'illuminismo, lui ricostruisce tra l'altro questa storia, nascono i salon, come in qualche modo è stato anche questo Palazzo Serra di Cassano all'epoca, della vigilia della rivoluzione napoletana del 1799. Esiste l'opinione pubblica, esiste una serie di cittadini informati, i quali si confrontano fra di loro
e determinano quale deve essere la prassi politica. Ora, in questa valutazione dell'opinione pubblica, appunto, Habermas sostiene che non si può, diciamo, accettare ottimisticamente il valore, la portata dell'opinione pubblica come è stata concepita dai fratelli Verri, per dire, per fare un esempio italiano, o come nei salon parigini pre-rivoluzionari. C'è stata una illusione, l'illusione di Marx, che l'opinione pubblica, che era ristretta alle persone colte, informate, potesse estendersi anche al proletariato. Questa, diciamo, estensione delle capacità di soppesare la situazione, di valutare le situazioni, questa estensione quantitativa auspicata da Marx non è avvenuta. Anzi, invece, è avvenuto un fatto di segno opposto, cioè che le opinioni di massa sono diventate opinioni manipolate. Dice Habermas, il concetto di ideologia del marxismo è superato. Marx sostiene che l'ideologia è la falsa coscienza. Non c'è più bisogno di parlare di falsa coscienza, perché la coscienza viene costruita, cioè gli individui vengono manipolati e quindi vengono spinti ad assumere atteggiamenti pratici incontrollati, senza che ne abbiano consapevolezza, anche perché la cultura stessa, cioè le idee, sono diventate un bene di consumo. Quindi la fiducia nell'opinione pubblica teoricamente dovrebbe essere assolutamente abbandonata. Qui si profila proprio, secondo me, quella che è la caratteristica di Habermas poi fino a oggi. Questa diciamo, tesi lui la scrive alla fine degli anni 50. Però, appunto, qual è la conclusione? Non dobbiamo però pensare che l'opinione pubblica sia qualche cosa da abbandonare. L'opinione pubblica illuministica non esiste più. Non ci si può più illudere dell'esistenza di gruppi organizzati che abbiano una visione trasparente delle cose. C'è la manipolazione che trionfa. Però la cultura comunque riesce a essere cultura critica. Cioè, insomma, voglio sottolineare questo fatto perché è proprio tipico di Habermas. Cioè, Habermas è come se dicesse: l'opinione pubblica è un'idea regolativa. Secondo me, Habermas, la veritas non auctoritas facit legem, cioè si deve arrivare a una situazione in cui è la verità, è l'opinione corretta e l'identificazione del vero che deve guidare il legislatore nel fare la legge. Non deve essere l'autorità apposta a fare la legge, con tutta la sua concrezione di parzialità, di interessi, di deviazioni particolaristiche. Questa però è una specie di, diciamo, di utopia, insomma, di idea regolativa. Bisogna arrivare al trionfo di un'opinione pubblica perfettamente trasparente a se stessa, perfettamente informata, che non esiste. È vero che questa opinione pubblica perfetta non esiste, però è anche sbagliato pensare che tutti quanti siamo manipolati, cioè che vince il fatto della manipolazione, quindi non c'è proprio speranza, non c'è apertura. Il fatto è questo, che nell'opinione pubblica, nel continuo discutere che si fa, sia pure non avendo le idee chiare, c'è però in qualche modo la traccia della ricerca della verità, tranne, appunto, spesso Habermas sostiene, la mala fede è semplicemente una patologia, la mala fede esiste, ma non è quello il fatto decisivo. Il fatto decisivo è questo, che uno cerca di orientarsi, cerca la verità, poi non la riesce a trovare perché è condizionato, perché è manipolato, perché gli danno una cultura fasulla, una cultura consumistica, eccetera. Però gli uomini hanno una tendenza alla ricerca della verità, anche quelli che mentiscono. Allora, che cosa vuole dire lui? Non bisogna né, diciamo, pensare che l'opinione pubblica sia un oracolo, un punto di riferimento, perché l'opinione pubblica veramente consapevole non esiste. Però è pure vero che l'opinione pubblica, pur essendo manipolata, è comunque un tentativo, uno sforzo, un vociare, un convocio, avrebbero detto i rivoluzionari napoletani del 99, c'è un pubblico convocio, un tentativo di vociare insieme, di confrontarsi onestamente per cercare la verità.
Quindi l'opinione pubblica va diciamo, vista con, diciamo, con diffidenza. Non può essere considerata, ripeto, un oracolo, però non è neppure qualche cosa da buttare via, perché nasce da un'istanza come dire, autentica. Naturalmente, scusate, è ovvio che a questo punto Habermas sostiene che come bisogna considerare che l'opinione pubblica è inquinata, naturalmente i principi di maggioranza non hanno nessun senso, anzi lui dice non ci sta neppure da spendere troppe parole, cioè il principio di maggioranza semplicemente numerico è una stupidaggine, come lui sostiene che affermi anche Dewey. Si possono affermare principi maggioritari, ma il problema è di capire bene le procedure di formazione delle maggioranze, se no il principio maggioritario di per sé stesso è semplicemente una scempiaggine. Allora, ripeto, teniamo presente questo punto di partenza, cioè questa tesi, questa ricerca su, sull'opinione pubblica. Ora, l'opera, diciamo, successiva importante di Habermas si chiama proprio Teoria e prassi nella società tecnologica. Quindi arriva nei primi anni 60 a affrontare proprio il problema decisivo del rapporto tra teoria e prassi, ma sempre con alle spalle l'idea che la teoria, la prassi debbano essere emancipative, perché appunto questo poi è il nocciolo del suo discorso, almeno quello che io vorrei proporvi come tale, e che è il titolo della sua altra opera, che ho messo anche nel titolo della mia conversazione, Conoscenza e interesse. Teoria e prassi, conoscenza e interesse non sono mai separati fra di loro, sono sempre strettamente intrecciate fra di loro, la teoria e la prassi. Ora, non è possibile una conoscenza puramente oggettiva, non esiste la teoria in quanto disincarnata, in quanto teoria disinteressata, perché la teoria ha sempre un interesse, ha l'interesse della capacità di dominio pratico. Quindi teoria e prassi, conoscenza e interesse sono sempre strettamente intrecciati fra di loro. In questo senso Habermas polemizza col positivismo. Non esiste una conoscenza oggettiva, non c'è un oggetto che mi sta di fronte e che io posso conoscere in maniera, diciamo, neutrale, disinteressata. La conoscenza è sempre legata a un interesse, è sempre legata all'interesse fondamentale della trasformazione e del dominio del mondo. E qua veniamo a un altro tema molto importante. Tutto questo sembrerebbe, diciamo, mettere in una distanza critica la tecnica, cioè praticamente è come se lui dicesse, in termini più semplici, il sapere, soprattutto lui si riferisce al sapere della natura, al sapere scientifico, il sapere scientifico è funzionale al dominio della natura, cioè alla tecnica. Allora, mentre Heidegger, con cui lui all'inizio anche ha avuto buoni rapporti, poi quando Heidegger ha ripubblicato una sua opera in cui lasciava intatta la sua posizione, diciamo, di acquiescenza o di accettazione del nazismo, Habermas è stato duramente polemico. Ma quindi lui rifiuta la posizione di Heidegger, ma anche la posizione dei suoi amici della scuola di Francoforte, di diffidenza verso la tecnica, perché lui sostiene è vero che la conoscenza è tutta quanta funzionale al dominio della natura, la scienza è funzionale alla tecnica, ma questo è perfettamente legittimo, cioè ha un ancoraggio antropologico trascendentale, così dice lui, cioè l'uomo è fatto in questo modo, non è l'uomo di una determinata età, l'uomo di una determinata classe sociale, è proprio l'antropos che è fatto così, cerca di disporre della natura. Quindi il fatto di avere diffidenza verso la scienza in quanto diciamo capace di applicazioni pratiche è assurdo. La scienza è fatta per preparare applicazioni pratiche, cioè applicazioni tecniche, e questo va pienamente riconosciuto. Quello che deve essere rifiutato è il fatto che
questo atteggiamento tende a essere invasivo, cioè diciamo c'è una tendenza nel mondo appunto industriale avanzato a vedere l'atteggiamento tecnico come un atteggiamento, il rapporto semplicemente strumentale come qualche cosa che va generalizzato. Questo imperialismo, diciamo, dell'atteggiamento strumentale tecnologico va respinto, ma la tecnica in quanto tale è un fatto positivo. Allora Habermas approfondisce questo discorso e sostiene che l'agire strumentale, che è proprio dell'uomo, è un dato incontrovertibile, ma non è negativo. Quello che però è stato un errore, ma è un errore anche del marxismo, è un errore anche della scuola di Francoforte, è il fatto di non vedere che oltre all'agire strumentale c'è anche un agire comunicativo. Questo agire comunicativo non è qualche cosa di estraneo alla scienza che si aggiunga alla scienza, è qualche cosa di profondamente connaturato alla scienza. Quindi l'uomo ha una tendenza all'agire strumentale che dà luogo alla tecnica, ma anche una tendenza all'agire comunicativo. Allora riprende, diciamo, proprio in grande stile la storia dei rapporti fra teoria e prassi. Lui sostiene Aristotele ha visto la teoria come diciamo, la conoscenza di quello che è immutabile ed eterno. Alla teoria ha contrapposto la prassi sotto forma di poiesis, cioè di capacità di creare di trasformare, creare cose materiali, ma a questo poi ha affiancato un'altra forma di pratica legata alla phronesis, alla saggezza, alla capacità di orientamento pratico, a quello che i latini hanno chiamato prudentia. Ora, questa distinzione aristotelica di teoria e prassi e di due forme di prassi poi distinte al loro interno è stata abolita nell'età moderna da Machiavelli e da Hobbes. Machiavelli e Hobbes hanno sostenuto in forme diverse tra di loro ma convergenti che la pratica può essere sottoposta a una mentalità scientifica, cioè Machiavelli e Hobbes hanno cercato di creare un pensiero politico, diciamo scientifico, che avesse le stesse caratteristiche della teoria aristotelica. Ora Habermas, che prende parte pure alla polemica sul neo-aristotelismo in Germania, Habermas invece sostiene che bisogna trovare un'altra soluzione, in qualche modo diciamo rifiutare il fatto che la prassi politica, la prassi suprema, la prassi che incide sui rapporti umani possa essere scientifica, direttamente scientifica, che quindi possa essere una tecnica. La prassi politica non può essere una tecnica, però bisogna capire che ci sono dei rapporti tra teoria e prassi non come quelli che hanno instaurato Hobbes e Machiavelli abolendo, diciamo, le distanze, ma esiste una dimensione pratica della teoria implicita nell'elaborazione teorica stessa. Scusate, per arrivare al punto, esiste l'agire comunicativo, cioè lui appunto sostiene la teoria nella sua manifestazione più eccellente è la scienza. La scienza è frutto di cooperazione, la scienza è frutto di scambio di informazioni, di idee, di metodi, di risultati. La scienza è frutto di un'elaborazione critica collettiva. Nessuno scienziato è semplicemente un genio isolato. Ogni scienziato è anche quello che, diciamo, firma una scoperta, è sempre il frutto di una comunità scientifica, e la comunità scientifica è animata da un agire comunicativo, cioè si comunicano risultati, si comunicano dubbi, si comunicano critiche. Quindi la scienza stessa è agire strumentale ed è agire
in vista appunto di potenziare gli strumenti tecnici, ma è un agire anche nello stesso tempo comunicativo. Ora, questo agire comunicativo, che è proprio degli scienziati, ma quindi insomma, ma non è solo proprio degli scienziati, è proprio dell'umanità in generale. Anzi, l'agire comunicativo è qualcosa che si affianca all'agire strumentale ed ha una pari importanza. E allora Habermas critica fortemente il marxismo dopo aver aderito al marxismo, cioè lui sostiene Marx è stato, diciamo, monocausalista, cioè ha pensato che ci fossero le forze produttive che diciamo fossero il fatto decisivo, il fatto determinante. Invece, oltre alla riproduzione, diciamo, proprio materiale delle forze produttive, ci sta anche la riproduzione simbolica, cioè ci sta il mondo dello scambio fra gli uomini, il mondo del linguaggio, che è un mondo decisivo. Le crisi rivoluzionarie non vanno interpretate alla maniera di Marx come strettoie dei rapporti tra forze produttive e rapporti di produzione, vanno viste in una chiave diversa come momenti di incapacità di fronteggiare i problemi. E allora, tanto per dare un altro esempio di come lui si attenta a tutta la produzione scientifica contemporanea, lui assorbe moltissimo da Piaget, sostiene che bisogna riprendere la psicologia di Piaget sull'evoluzione della mentalità adolescenziale, eccetera, eccetera, vedendo a livello, diciamo, di società il progredire delle società come una capacità sempre più raffinata di avere a che fare con problemi. Quindi le società non si evolvono per crisi rivoluzionarie dettate dall'ingorgo del rapporto tra forze produttive e rapporti di produzione. Le società si evolvono perché a un certo punto nascono dei problemi che sulla base del mondo simbolico, dell'accumulo di conoscenza, anche della tradizione raggiunta, non si riescono a affrontare. Allora, per affrontarli, diciamo così, si cambia paradigma, viene trovato un nuovo paradigma. Allora, a questo punto, il rapporto struttura sovrastruttura per Habermas è infondato. Cioè, un altro limite del marxismo è il fatto di avere sostenuto appunto che ci sta una struttura economica che procede, che è il vero motore della storia, una sovrastruttura che riflette pallidamente i cambiamenti strutturali. Ora, Habermas fa un discorso estremamente interessante, sostenendo che questa distinzione va abolita perché, tra l'altro, e questo è molto importante, la scienza diventa essa stessa una forza produttiva. Cioè, la scienza, che è un fatto di conoscenza, proprio perché mette a disposizione strumenti pratici sempre più potenti per la produzione stessa di beni materiali, la scienza diventa essa stessa un fattore produttivo. Allora non si può mettere conoscenza come sovrastruttura da una parte e poi i fattori produttivi dall'altra. La sovrastruttura da una parte e la struttura dall'altra, la scienza fa parte del mondo dei fattori produttivi. Questo è veramente un discorso molto interessante, perché poi comporta un altro fatto, cioè che l'estrazione di plusvalore non avviene tutta quanta a scapito del lavoratore. Le cose sono più complesse. Le cose sono più complesse, ma non comportano una conciliazione dell'intellettuale Habermas col mondo. Il mondo è in crisi, il mondo è lacerato, però il superamento di questa lacerazione non può avvenire col marxismo, perché il marxismo è stato, ripeto, monocausalista, diciamo, per intenderci, mentre invece ci sta questo, diciamo, dualismo tra l'agire strumentale e l'agire comunicativo. Ora, possiamo prendere varie strade per proseguire, possiamo dire questo. Ora, in che senso questo discorso, diciamo, diventa un discorso
di ricerca di nuove chiavi di emancipazione. La diagnosi della crisi è una diagnosi diversa, non è l'oppressione, lo sfruttamento della classe operaia da parte del capitalismo, eccetera. C'è stata la modernizzazione. Allora, prendiamo in considerazione la modernizzazione. La modernizzazione è un fenomeno, o meglio la modernità nel suo complesso è un fenomeno che è stato identificato nei suoi caratteri decisivi da Hegel. Modernità significa priorità del soggetto. Hegel l'ha, diciamo, vista in questi termini. Hegel stesso ha cercato di creare una ha visto che c'era però una crisi nella modernità, una crisi in questa soggettività che si erge come fatto primario. Hegel avrebbe, secondo Habermas, cercato di porre rimedio alla frattura tra soggetto e oggetto, alla crisi, con il suo sistema filosofico, ma soprattutto Habermas sostiene che Hegel lo abbia fatto in maniera mirabile nella sua opera giovanile Lo spirito del cristianesimo e il suo destino, vedendo la riconciliazione, il possibile superamento della frattura e della crisi nell'amore. Quindi, sostiene che il giovane Hegel è quello che ha dato le soluzioni più adatte rispetto allo Hegel sistematico. Però soprattutto lui si intrattiene sui suoi contemporanei nella loro relazione con la modernizzazione. Cioè, lui identifica tre posizioni. Una posizione è appunto quella marxista, o lui dice della sinistra hegeliana, che praticamente cade nell'errore di semplificare le cose, cioè di credere che ci siano dei grandi soggetti, soprattutto ci sia un macro soggetto, la società, che si lacera nella lotta di classe, si deve rinnovare, esiste questo macro soggetto che è la società. Ora, sulla scorta di Parsons e di Luhmann, con cui polemizza ma di cui prende il meglio, Habermas sostiene invece che questa, ipotesi di riconciliazione attraverso una riaffermazione del macrosoggetto sociale da parte del marxismo e della sinistra hegeliana è infondata, perché la modernizzazione significa articolazione, quindi il tentativo di ritorno a situazioni monocratiche, una società integrata, una società a dittatura del proletariato, comunque una società vista come un soggetto unico, è impossibile, perché, come ci ha insegnato Max Weber, che lui accetta in pieno, la società invece oramai è articolata in sottosistemi. Di questi sottosistemi, quelli più importanti, che sono proprio contrassegni della modernità, sono l'impresa capitalistica e lo Stato. L'impresa capitalistica ha imposto come mezzo di relazione, come medium, il denaro. Lo Stato ha imposto la burocratizzazione. Ora, il denaro e la burocratizzazione, ovvero l'impresa, il mercato, il denaro e la burocratizzazione sempre più complessa, sono qualcosa di inevitabile. Non si può ipotizzare, come fa il marxismo, una società semplificata, che sia una sorta di blocco, eccetera. Ci sono i sistemi e i sottosistemi sociali. Poi, io non mi attardo su questo, critica i conservatori, prende posizione contro Nolte, un altro grande studioso che abbiamo avuto qua fra di noi, che pure lui sempre molto attivo a confrontarsi con tutto. Cioè, praticamente lui sostiene c'è un'altra posizione rispetto alla modernità, alla crisi della modernità, quella di dire ci stanno delle cose positive nella modernità, cioè la modernizzazione proprio, la razionalizzazione, la secolarizzazione, la produzione accelerata, poi ci stanno altre cose che sono invece da respingere, come dicono i conservatori, cioè per esempio la democrazia, l'eccessiva tolleranza, eccetera. Ora, pure qui Habermas fa un bel discorso e sostiene che la modernizzazione è un fatto unico, è un fatto che secondo lui tende all'universalizzazione, quindi non se ne può
diciamo, non la si può ossificare e pensare di rimediare ai suoi problemi come fa il marxismo, riferendosi a un concetto di società.